Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale e meteo regionale Friuli Venezia Giulia. Dopo un lungo weekend, diciamo un lungo ponte del Santo Natale di Santo Stefano, oggi ritorniamo operativi come di consueto negli ultimi giorni dell'anno 2017. Andiamo a vedere che cosa vi preannuncio nelle novità. Medico va in pensione e apre un ambulatorio per pazienti indigenti. A San Giorgio di Nogaro, iniziativa del dottor Leonardo Butta, specialisti erogheranno prestazioni a titolo gratuito agli utenti. La storia: dalla fabbrica ai violini, il sogno di Marco arriva fino in Giappone. Non sono io Marco, ma un altro, eh. Ai parlamentari del Friuli di Giulia piace cambiare, un terzo degli eletti ha scelto un altro partito. Per Gorer al top, il flow di bocca. Ecco chi sono i presenti e gli assenti in aula. La Open Parlamento ha obbligato i dati delle assenze in aula e in dimissioni sia dalla Camera che dal Senato. E se Becorer è al top delle presenze, Bocca invece non risulta una. Non risulta una volta su due. MasterChef, offese e volgarità sul web per Antonia, la più brava. Maltempo dopo la tregua di Natale, tornano freddo e piogge in Friuli Venezia Giulia. Infatti dopo vedremo le previsioni. Sexy ricatto a un minorenne, incastrato dai carabinieri. Sacile minaccia va di pubblicare il video intimo di un quindicenne col fidanzato. Per non diffonderlo, chiedeva soldi o sesso. Lei ha finto di cedere, poi l'arresto. Altre notizie: Udine, striscione di Forza Nuova e vandali. Il presepe col profugo nel mirino. Alcuni esponenti del movimento di destra hanno contestato l'opera allestita in via Gemona a Udine. La barca sul quale è stata posizionata la Sacra Famiglia è stata affondata nei giorni scorsi da ignoti. Pensate un po' voi. La storia: il sindaco libera i pony prigioniero. Il pony prigioniero e 13 cani rinchiusi in un box. L'intervento di una casa della Bassa dopo la denuncia di diversi cittadini, sul posto anche guardie del corpo forestale e regionale. Altre notizie: vandali in azione a Flailacco, divelto un supporto per Velox. A Tredicesimo erano state posizionate ben 5 colonnine per ospitare il rivelatore di velocità. I residenti infuriati e il vice sindaco avverte: le apparecchiature restano al loro posto. Un'intervista a Riccardo Illy. Cogia frena le riforme? Se torno, vedrò. L'ex presidente della parla di elezioni e prospettive del 2018. Con la legge elettorale proporzionalmente il sistema partitico tripolare, la probabilizzazione più alta è che non vinca nessuno e si deve trovare dei compromessi. Gli italiani alla fine della seconda guerra mondiale hanno paura di essere governati. Appena si prospetta l'ipotesi, hanno scelta di breve periodo. La tragedia sul Fara. Il racconto dei soccorritori. Abbiamo vegliato Gabriele tutta la notte. Il ricordo del commosso degli uomini del soccorso alpino che hanno trovato la salma del cacciatore Magnanese caduto in un crepaccio. Tra questi anche fratello Luca. International Wine Report, cioè internazionale vini reportati. La Malvasia Zitelle di Butio tra i primi vini del 2017, anche un importante riconoscimento internazionale per un vino friulano. Altre notizie: Udine, addio ad Aldo Sodero, ex professore del Marinelli e storico campione friulano di karate. Docente di matematica, l'atleta aveva 74 anni. Si è spento all'ospedale di Santa Maria della Misericordia a Udine,
dove era ricoverato da un paio di giorni in seguito a un malore conseguente l'ictus che colpì una prima volta nel 2002 e si era poi ripresentato l'anno scorso, appena prima di Natale. Altre notizie. Un malore fatale il giorno della vigilia. Muore a 56 anni. Non c'è stato nulla da fare per il padovano Lucio Malfe. L'uomo era in Carnia per trascorrere le vacanze di Natale a Paluzza. Altre notizie. Udine, nonno Natale. La festa di beneficenza alla città fiera. Grande partecipazione per la 15ª edizione dell'iniziativa benefica Nonno Natale, rivolta a tutti i nonni friulani. Il ricavato della lotteria di 2193 è stato devoluto all'interamente associazione di Focolare Onlus, che si occupa dell'affido dei bambini in situazioni in criticità familiare. Banche. Cari FVG, in un anno prosciuga l'utile. Il conte al 30 settembre da oltre 10 milioni si è passato a poco più di 4. Gestione operativa di 36,5 milioni, il calo dell'11,2%. Amideria, un pezzo di storia del Friuli può rinascere da Roma 4,8 milioni di euro. A Ruda il CIPE stanzia i fondi del recupero della storica struttura della Fredda. Una parte dell'edificio sarà riconvertito in museo archeologico industriale. Andiamo a vedere che c'è anche, leggiamo anche il festival, cioè il tempo libero. Il festival Il Mondo Fantastico dei Cartoni Animati fa tappa a Udine e Pordenone. E Nord-Est Economia, Natale, opportunità per oltre 95.000 imprese a Nord-Est. Andiamo a vedere come di consuetudine il meteo regionale che vi illustro subito. Perché ho messo il tuono? Beh, non è difficile capirlo. La situazione generale ci prevede, dopo il passaggio di un marcato fronte atlantico, giovedì si formerà una depressione sull'alto Adriatico, che chiamerà aria più fredda sulla regione. Venerdì la depressione si allontanerà verso il sud-est. Infatti c'è l'allerta meteo in corso, allerta gialla nella provincia, una gran parte della provincia di Udine. Nella parte, diciamo, sopra le Prealpi e Alpi, l'allerta è arancione anche nel pordenonese. Invece nella parte dove c'è Trieste non c'è nessuna allerta, cioè allerta zero. Però a Udine, a Gorizia e a Pordenone l'allerta è marcata da Protezione Civile. Infatti oggi le temperature sono decisamente un po' altine, ma tanta neve nella nostra regione, soprattutto nelle montagne, intorno ai 600 in su, e nella notte perfino quasi in sotto dei 500, pensate un po' voi. Nella serata si prevedono forse mareggiate, soprattutto a Lignano e a Grado. Andiamo a vedere il tempo poi invece per domani, giovedì 28 dicembre. Al mattino cielo coperto con precipitazioni in genere moderate e neve oltre 400-600 metri circa. Probabilmente ghiaccio al suolo sui monti, anche a valle. Possibile qualche fase di neve anche sulle zone più alte del Carso. Sulla costa sovrabbora moderata. In giornata le precipitazioni tenderanno a cessare a partire dalla Carnia. Andiamo a vedere, le temperature in pianura si prevederanno minime da più 2 a 5 gradi, massime da 6 a 8 gradi, quindi si tornerà un po' a abbassarsi, e in costa le minime da 5 a 7 gradi, massime da 7 a 9 gradi, in 1000 metri 0 gradi, 2000 metri meno 7 gradi la media. Vediamo il tempo per dopo domani, venerdì 29 dicembre, cielo in genere poco nuvoloso, gelate notturne sui monti, con probabilmente gelo, ghiaccio al suolo e in pianura, quindi la temperatura si abbasserà notevolmente, soprattutto in pianura le minime saranno da meno 5 a meno 2 gradi,
e in massima malapena da 4 a 6 gradi, in costa le minime da più 1 a 4 gradi, massime da 5 a 7 gradi, in 1000 metri 0 gradi, 2 metri 7 gradi la media. Vediamo forse anche il tempo per il prossimo, l'ultimo weekend dell'anno. Infatti la tendenza per sabato 30 dicembre sui monti, cielo nuvoloso con possibili deboli nevicate intermittenti fino a fondovalle, su pianura e costa poco nuvoloso o variabile, gelate notturne sui monti e in pianura, ma farà relativamente freddo anche di giorno. Le temperature si vederanno da minime da meno 5 a meno 2 gradi, massime da 2 a 5 gradi, in costa le minime da 1 a 4 gradi, massime da 4 a 6 gradi, in 1000 metri meno 3 gradi, 2000 metri meno 4 gradi la media. E infine la tendenza per domenica 31 dicembre, San Silvestro, ultimo giorno dell'anno 2017, si vedrà un cielo poco nuvoloso o variabile, specie ad est, marcata inversione termica nelle valli con gelate notturne. Le temperature in pianura si prevederanno forse da meno 4 a 0 gradi in pianura le minime, massime da 5 a 7 gradi, in costa minime da 2 a 5 gradi, massime da 6 a 8 gradi, in 1000 metri e 2 metri più 3 gradi la media. Bene, da Audio Major d'Est, Euro 1 e Stab Radio, vi ringrazio per l'ascolto, da Marco è tutto, a fra poco per il TG Sport e invece per il TG regionale. A domani, ciao a tutti!